Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qua perché finalmente, o purtroppo per alcuni, è arrivato il caldo, è arrivata l'estate e quindi ho detto, come ogni anno, facciamo, riproponiamo il trucco leggero, che sarebbe un po' quello che faccio io praticamente sempre, quando non ho voglia di stare troppo pesante, aver troppe cose addosso. E quindi quello che faccio è quello che vi farò vedere. Super easy, potete farlo tutti e con dei prodotti perfetti per quanto riguarda appunto questa cosa del caldo, la tenuta. Quindi vi lascio al video, spero tanto vi piaccia e vi mando un bacio, godetevelo. Allora, io ho già iniziato applicando una crema idratante su tutto il viso, logicamente non troppo grassa, di quelle un po' leggerine. Dopodiché passo direttamente alla base e vado ad utilizzare il nostro prodottino magico, che io vi faccio vedere molto molto spesso, ma questa volta c'è una novità, perché sapete quanto amo questo correttore qua di Maybelline, che è quello anti-aging, YAR. E la novità è che sono aumentate le shades disponibili. Infatti qua me ne sono state inviate un bel po', come potete notare, che partono dalla più chiara, che è quella che uso io, e la più scura che invece mi hanno inviato è la 08 Buff, che come vedete è questo color caramello. Quindi finalmente tutti possono provare questo prodotto, perché è qualcosa di magnifico, soprattutto per quello che andremo a fare oggi, cioè un trucco leggero, fresco per l'estate. Dico direttamente estate perché già fa caldo, cioè tipo che ieri facevano 30 gradi, quindi saltiamo la primavera. Vi faccio vedere meglio il prodotto per chi non lo conoscesse. Come vedete il pack è stato leggermente cambiato, però la spugnettina è sempre la stessa. Adoro questo correttore perché dona subito uno sguardo iper riposato, vi pialla completamente qualsiasi cosa. La copertura è abbastanza modulabile e una delle cose che apprezzo di più è il fatto che abbia questa texture leggera, coprente ma leggera, quindi appunto d'estate si può tranquillamente utilizzare. In più ha questo plus anti-aging che lo rende adatto quindi anche a pelle un pochino più mature, non segna le pieghettine. Quindi facciamo uscire il prodotto girando in questo modo e quando vediamo che comincia a sporcarsi la spugnettina qui sopra, lo andiamo ad applicare. Io lo utilizzo principalmente su queste zone, quello chiaro, poi andiamo a prendere l'altro, quindi faccio una sorta di highlighting. Dopodiché prendo la colorazione light e la applico sugli altri punti che hanno bisogno di copertura, senza però illuminare troppo. Una volta fatto questo, andiamo con la spugnettina a sfumare il prodotto, che come vedete si sfuma, che è una bellezza. Lo passo anche un pochino sugli occhi, giusto sporcando. Notate che dà subito questo effetto più rimpolpato. Poi io non sono il tipo che d'estate si mette il fondotinta, cioè proprio mai, neanche la sera, neanche per delle cose magari un pochino più importanti. Vado sempre di correttore, questo mi piace proprio per questo, perché vi dà subito questo effetto ordinato e quanto ci abbiamo messo, a parte 2 secondi, ma poi appunto non si sente. Ora fisso il tutto con la cipria Fit Me, io utilizzo la colorazione 105 Ivory, prendo un bel pennellone e la passo giusto per settare, quindi non ne metto troppo. Ora andiamo a scaldare un pochino i toni della pelle con questo prodotto qui che mi piace tantissimo, che è il Master Sculpt colore 02 Medium Dark. La cosa bellissima è che è comodo anche per i viaggi, perché ha la parte contouring e l'illuminante, anche questo è fantastico, soprattutto sui trucchi leggeri. In più ha anche il suo pennellino qua sotto, però noi andremo a usarne un altro che è un pochino più grande. Vado a fare il mio contouring, poi andiamo con l'illuminante. Come vedete dà un bellissimo effetto illuminante, questo sotto il sole poi è tipo 2 volte più accecante, però senza essere troppo ingombrante. Lo metto un pochino nei soliti punti. Dopodiché andiamo a utilizzare questo blush qui, che è una sorta di color mauve. Questo è il Face Studio Pink Amber e lo vado a picchiettare giusto per darci un po' di colore. E quindi sostanzialmente questa è la mia base estiva, che a volte esco anche direttamente così senza fare nient'altro. Poi come potete notare non sembra che io abbia soltanto il correttore, quindi è fantastico. E adesso passiamo al trucco degli occhi. Sarà un trucco occhi, vi dico, semplicissimo. Infatti applico nella piega il blush che abbiamo utilizzato, cioè proprio il blush. Con il dito prendo un ombretto panna leggermente shimmer e lo applico giusto al centro della mia palpebra e nel contempo lo sfumo sempre col dito. Prima di passare al mascara faccio le sopracciglia, utilizzo la Master Shape di Maybelline colore soft brown e vado a disegnare giusto qualche peletto, sempre per il concept non appesantiamo il viso. Questa è la matita, adoro queste qua che hanno
matita e scovolino. Quindi, come vi dicevo, vado soltanto ad aggiungere un po' di definizione dove mi manca. Quindi, come vedete, nelle mie sopracciglia la parte iniziale e la parte qua sopra dell'arco. Quindi, come potete vedere, l'effetto è molto naturale, però con molta più definizione. Finisco il trucco occhi applicando un po' di blush anche qui sotto. Con una matita marrone ho leggermente, ma proprio leggermente, segnato la parte sotto. Ora utilizzo il piegaciglia e come mascara il mio adorato Total Temptation. Applico lo stesso mascara anche leggermente sotto. Ed ora, ultimo ma step quasi fondamentale, labbra. E qui vi posso dare due opzioni, perché visto che ci siamo tenuti molto leggeri su tutto il viso, potremo anche optare per un bel colore acceso, tipo questo qui, che è il Color Sensational 882. Questo è il colore. Ve lo swatch anche sulla mano perché è incredibile. Oppure, per le più restie al colore, abbiamo questa tinta. Questa è la Vivid Hot Lacquer. Eccola qui. Colore 62 Charmer. Vi swatcho anche questa. Eccola qui. E io penso proprio che andrò con l'opzione colorata, perché al contrario dell'inverno, d'estate, primavera, queste stagioni un po' più caldine, mi piace avere qualche colore sulle labbra e magari tenere gli occhi un pochino più calmi. Tampono il burro cacao che avevo messo prima e passo il rossetto. Cioè, guardate che meraviglia. Fatto ciò, come potete vedere, il look è completato. Vi zoom un po' per farvi vedere tutti i prodottini meglio. Come potete notare, è un trucco semplice, freschissimo, perché vi posso assicurare che non si sente nulla. Però allo stesso tempo vi dà quest'aria ordinata, più sveglia, più attiva. E a me piace tantissimo, è il trucco che faccio sempre in queste stagioni un pochino più calde. Spero tanto questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile, vi abbia dato qualche ispirazione. Nell'info box vi lascio i link per poter acquistare questi nuovissimi correttori, che se non avete provato davvero dovete provarli. Saranno la svolta della vostra estate. Detto questo, vi mando un grosso bacio. Se non siete iscritti, iscrivetevi e mettete un bel pollicino in su. E ci vediamo al prossimo video, vi aspetto. Ciao!